voce su New Super Mario Bros. U Deluxe, penultimo capitolo di questo confronto. Abbiamo New Super Mario, New Super Luigi U e la modalità storia. Facciamo una partitina. Let's go. Una cosa che mi è piaciuta è che una cosa che mi piace molto è il fatto che, oddio come si dice, quando si gioca da solo, o il primo giocatore comunque, può decidere se essere o no Mario. Questo mi piace, io preferisco comunque Mario, però magari a qualcuno che preferisce Luigi sulla Wii non può fare questo. Però una cosa che mi ha fatto proprio cagare è la cosa degli oggetti, che sulla Wii potevi avere 99 per ogni oggetto, qua ne può avere 10, ma non 10 per ogni oggetto, proprio 10 in totale. Questa cosa fa proprio schifo. Sotto con i cusci devo diventare un Goomba, ok. Tutto. Mamma mia. Comunque una cosa bellissima è che, una cosa che mi è piaciuta molto è che sto migliorando e lo vedo che comunque uno dei miei video ha raggiunto 1052 visualizzazioni. Ma che stiamo scherzando? Dov'è Mario? Sì, vabbè. Oh, finalmente. Boom. Ma quanto è bello sto gioco. Io sono un fan di Super Mario, ma proprio tutti i giochi, a parte alcuni che non vogliono. Hotel Mario è un bellissimo gioco. Comunque ragazzi, la Wii U ha avuto solo sfortuna, un po' come il GameCube, però in realtà il GameCube è perché è nato sotto PS2, la Wii U invece perché è stata presentata male e per vari difetti che potevano migliorare. Tutto rotto. Facciamo una sfida. Corri per arrivare al traguardo in 35 secondi o meno. No dai, di 97 centesimi di secondo. Cacchio. Il mio record è 20,57, mazza. E vabbè, passiamo all'ultimo capitolo di questo confronto. Non so per quale prossimo video, l'ultimo capitolo di questo confronto, di questo triplo confronto. 2009, Nintendo. Titolo bellissimo, cioè la schermata del titolo è bellissima, ovviamente, ed è più bella di quella di New Super Bros. U e U Deluxe, perché quella l'hanno copiata da questo. E questo ovviamente da New Super Mario Bros. Per DS, però ha quel tocco in più. Non c'è nulla da fare. Moneta libera, caccia la moneta e seleziona Fire. Bellissimo. Quante persone giocano? La cosa che mi piaceva è che il numero 1
solo, non mi piaceva più. E anche adesso, non è che è cambiato. Però una cosa che non mi piace è che io sì, comunque preferisco Mario a Luigi Todd e l'altro Todd. Però il New Super Mario Bros. U e U Deluxe si può, anche se si gioca da solo, decidere se essere Mario, Luigi o chi altro. Invece qua no, il primo deve essere per forza Mario. E questo non mi piace poi più di tanto, ma non perché a me, io preferisco Mario comunque. Però magari a altri che preferiscono Luigi non piace questa cosa. E lo dico, infatti io generalizzo in questo confronto. Però questo gioco mi piace perché le musiche è proprio una cosa bellissima. Poi quando mi arriverà Galaxy, se mi arriverà Galaxy, faccio il confronto tra Wii e Switch, ovviamente. Però io non penso che prenderò Galaxy, ma penso che prenderò Galaxy 2, perché Galaxy c'è su Switch. Quindi non mi va di avere lo stesso titolo su due console, come mi è capitato per Super 64. Comunque, ragazzi, Super 64 nella in expansion pack, secondo me è un'offesa che ha comprato la All Stars, la Freddy All Stars. C'è proprio un'offesa, perché poi l'hanno pure fatta meglio là, perché hanno lasciato la versione giapponese, che può fare il backlog jump glitch, e quello mi ha veramente fatto arrabbiare. Cioè dai ragazzi, ammettiamo, questa è la solita infamata di Nintendo per guadagnare di più. Ammettiamo, non si può dire che non è vero, perché poi facciamo una caccia alle monete, non so perché può, no, perché devo fare da due giocatori in su, non mi ricordo. Ovviamente, come ho detto in Smash Brawl, Switch vince su grafica, vince sulla parte estetica, però sulla parte retro gaming ovviamente vince qui. Invece per difficoltà vince qui su tutta la linea. Troppo semplice Switch, ma in tutti e tre i capitoli. Poi per le altre cose vince Switch, perché comunque Switch è più nuova, tutto. Non c'è un confronto vero, non c'è proprio un reale confronto qua. Però la Wii ha il suo perché. E io adesso vi voglio dire una cosa: la Wii, se ve la volete, se ancora non ce l'avete, io vi consiglierei di comprarvela, ma non per il l'Homebrew Channel, che ormai non funziona più, per esempio Netflix, Glovo, sì, perché in Giappone si poteva anche ordinare da Glovo, Sony, va bene. Però io la consiglio come è la macchina da retro gaming definitiva. Cioè ormai è proprio una cosa bellissima. No, Todd, non ti aiuto. E comunque una cosa invece, se Wii U avesse avuto un portellino dal paddone per inserire i dischi, sia Wii U che GameCube, sia Wii che GameCube, avrebbe spaccato. Sapete perché? Perché era diventato un GameCube / Wii portatile. Ecco, quello sarebbe stato, quella sarebbe stata proprio una gran cosa. Però
cosa da acquistare. Io non l'ho comprata solo perché in quel momento eravamo finite nei negozi e poi me lo sono scordato. Infatti al suo posto ho preso Mario Maker per 3DS. E... beh, torniamo al menu principale. Anzi, io voglio far vedere una cosa. Perché il mio Super Mario Bros. Deluxe vi ha detto che le casette di Todd qua erano molto meglio. Ah no, sono scomparse? Non ci sono? Più? Cosa mi stai narrando? Seriamente? No, non è vero. Ragazzi. No. Io? Non lo faccio. Però pur l'ambientazione dei mondi, no? Qua... ok, su Switch... però su Switch l'hanno proprio copiate. Perché guardate qua come... la musichetta era bellissima, tutto bellissimo. Gli alberi che si muovono, le piramidi. Wii vince su. Grafica vecchia, bellissima. E difficoltà. E anche su... molte parti di estetica. Switch invece non c'è su tutto il resto. Io direi che ragazzi, direi una cosa. Switch, ok, ha copiato molte cose, ma non so perché. Wii è vecchia, funziona un po' male, però io in questo confronto do difficoltà 1-0 per lui. Grafica dal punto di vista nuovo 1-1, però dal punto di vista di retro gaming 2-1 per lui. Prestazioni Switch 2-2. Online entrambi prendono punti perché i geni della Wii Fi hanno ridato l'online alla Wii e questo mi è piaciuto. Andiamo a guardare il mio vecchio tutorial, cioè vecchio, 2 settimane fa, quindi stiamo 3-3 e niente ragazzi, non c'è più nulla. Io per un fatto affettivo do un 4-3 alla Wii, però la Switch recupera per una cosa, quindi sarebbe 4-4, e quella cosa è che Switch ha una cosa bellissima. È una console portatile e ibrida, quello che ho, cioè una console, sì vabbè, una console ibrida, sia portatile che fissa, è quello che ho sempre sognato da piccolo. Quello che la Wii U poteva avere, ma che non ha avuto. Quindi è un pareggio. Scrivete nei commenti come la pensate voi. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Alla prossima. Ah, mi